Allora, Andrea Foschi, una Rocca Massima che è venuto qui, ha messo paura un po' alla capolista, ci avevate anche creduto, poi nella ripresa qualcosa è cambiato un po', calati di intensività. Avete. Più che altro, ecco, per me era la prima partita con questo Atletico Rocca Massima, è stata un'ottima partita, sinceramente eravamo venuti qua giusto per provare le cose che il nuovo mister aveva messo in atto e ci sono riuscite molto bene e alla fine avevamo creduto anche 3 punti o a 1 punto che andava molto bene anche per noi e sì, secondo tempo è stato un po' un calo intensivo, soprattutto di ossigeno. È una squadra che sta riniziando tutto da capo. Ecco, più volte io l'ho ripetuto nel corso della gara, praticamente un Rocca Massima che si sta un po' riorganizzando, c'è rientro di qualche giocatore, qualche vecchia gloria, diciamo tra virgolette, di questo Rocca Massima, fortemente voluto dal presidente che quest'oggi per motivi di lavoro non era qui presente con voi, però ci ha creduto anche lui nonostante che fosse distante. Sì, diciamo che io e la vecchia gloria Paolo abbiamo riniziato a giocare a calcetto dopo molti anni, ci abbiamo creduto, ci stiamo credendo, stiamo mettendo in atto tutto quello che il mister ci dice durante gli allenamenti, ci sta riuscendo bene come abbiamo visto in partita e stiamo andando, sì, un Rocca Massima nuovo, diciamo, molto nuovo, con alcune vecchie glorie e va molto bene così. È stata un'ottima partita. Allora, Simone Antenos, ci è voluta qualche cosa in più quest'oggi? Era veramente difficile sfondare il muro del Rocca Massima, la squadra che sembra che vi ha messo più in difficoltà, o meglio sembra, lo si è visto anche dalle immagini. Sì, sicuramente adesso in poi tutte le squadre ci aspetteranno, noi dobbiamo essere bravi a tenere bene il passo di tutte quante le squadre che stanno in testa, ma soprattutto dobbiamo giocare come abbiamo giocato oggi, anche soffrendo, l'importante è arrivare sempre un gol in più degli avversari a fine partita. La felicità è molta perché nel secondo tempo si era sull'1-1, sei entrato tu, cioè è bastato un primo guizzo, hai portato in vantaggio, loro sono ritornati ancora in partita, poi alla fine il gol che vale 3 punti, nona vittoria consecutiva di questa stagione, si chiude al comando prima della pausa natalizia. Sì, contento per la prestazione, la cosa sempre importante arriva sempre alla fine con i 3 punti in casa, per i 3 punti portarli a casa, non serve la prestazione del singolo, anche perché un singolo non fa la squadra, siamo in 5, in 12 anzi con i panchinari, in 20 quando facciamo gli allenamenti, e questa qua è una grandissima cosa perché avere 20 ragazzi, anche se non vengono tutti quanti in partita, ma comunque vengono qui e il gruppo credo che sia la cosa principale per questo sport e dobbiamo andare a proseguire su questa strada.